Franco Colbucci, sindaco di Urbino. Borgo Mercatale, fra poco parte la tappa del Giro d'Italia Urbino-Porto Sant'Elpidio. Una grande festa, tanta gente, tantissimi mezzi, questa grandissima organizzazione è arrivata nella città ducale. Ormai non diciamo che è un'abitudine, però negli ultimi anni è passato il Giro d'Italia più volte, ma è un'esperienza che ogni volta è estremamente coinvolgente. Sì, è così, non è giustamente la prima volta che il Giro approda in Urbino. Oggi c'è una partenza del Giro d'Italia in una giornata meravigliosa di tanta luce e diciamo, aggiungiamo, in questa piazza meravigliosa con i torricini da sfondo, la cartolina di Urbino. E sempre di più questo dovrà diventare un luogo appunto qualificato e di qualità. Non a caso la scelta di portare la stazione dell'autocorriere a Santa Lucia ha proprio anche questa dimensione, cioè di riportare un arredo urbano, una qualità in questo luogo che si presta molto per gli eventi. Veder ripartire il Giro da questa piazza e da questa nostra città è anche emozionante, anche se noi ormai ci siamo abituati, grazie al bel rapporto che abbiamo instaurato comunque con l'organizzazione della Gazzetta dello Sport. Questo è importante perché il Giro d'Italia, come sempre ho avuto modo di dire, è veramente una di quelle manifestazioni sportive che lega veramente l'ambiente, i luoghi alle persone, nel senso che ti fa vedere lo spaccato dell'Italia e lo specchio del paese. Quindi una bella manifestazione che riparte di Urbino e che porterà di nuovo le immagini della nostra città nel mondo è un qualcosa di importante e di positivo per tutti noi.